Si parte per la nuova stagione, siamo qua. In un giorno così importante volevo fare solo un passaggio, no? Una parentesi che, dato che stiamo andando verso il nostro futuro, vorrei fare i complimenti al nostro Ignorosi Nazionale, che ora andrà a Forza delle Marche. Detto questo, siamo Paolo Mister, Emanuele Filippini. Ci ha convinto, siamo qua, partiamo insieme con l'obiettivo di sicuramente di fare ora un mercato per una costruzione di una squadra che dovrà permettersi di fare un campionato da protagonista, quindi sicuramente un campionato per le prime posizioni per andare possibilmente con grande convinzione a vincere il campionato. Detto questo, sappiamo che vincere è molto difficile, ci saranno gli avversari che vorranno vincere, perché tanto a luglio vogliono tutti vincere, e dopo sarà sempre il campo che determinerà l'obiettivo. La proprietà mi ha delineato delle caratteristiche di un allenatore che era da ricercare. Io sono la persona che ha ristretto il campo e che ha presentato una serie di profili alla proprietà, sia alla società, e che andavano definiti secondo determinate caratteristiche, che era emergente, giovane e con un gioco propositivo. Abbiamo ristretto il campo, siamo arrivati al profilo di Emanuele non per il grande passato da calciatore che ha avuto, che è sotto gli occhi di tutti e che fa parte del suo background, ma per quello che ha dimostrato come allenatore. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la società perché mi ha scelto e sono molto contento di essere qua. Ho scelto questo ambiente perché dal primo momento che ho avuto la fortuna di conoscere Filippo, il presidente e la presidentessa, c'è stato subito un grande feeling e mi è piaciuto molto l'ambiente, un ambiente giovane che ha voglia di fare, che è ambizioso. La struttura è inutile negare, una struttura, come ho detto a loro, da Serie A, e quindi questo ha fatto sì perché la mia decisione fosse quella di venire qua. So benissimo che sarà un campionato difficile perché, come ha detto il Presidente, ci sono tante squadre che vogliono vincere, che vogliono puntare alla Lega Pro. Noi però dal nostro campo vogliamo essere pronti, vogliamo determinare qualcosa, vogliamo comunque raggiungere dei risultati importanti. È chiaro che oltre a queste cose che ho detto, l'unica cosa che parla è sempre il campo, perché io sono nato sul campo, è vero sì che ho giocato, il mio background è quello che è, però sono ormai un allenatore, non sono più un giocatore, e so benissimo che il campo è l'unica cosa che parla. Sono un rocchettaro dentro, e visto che sabato c'è stato un concerto qua in una dei nostri, la mia squadra deve essere rock per forza, e quindi deve viaggiare, avere grande intensità e grande dinamismo, perché senza intensità, dinamismo, determinazione nell'imparare le cose, determinazione nel far palla agli avversari, determinazione nel far gol, sono tutte caratteristiche rock e non sono pop, quindi la mia squadra deve essere rock. Bravo, mister.